Buon pomeriggio. Allora, so che ha fatto scalpore il titolo di un giornale. Vabbè, è la verità, ragazzi. Se devo continuare a pagare la bolletta della luce e dell'acqua come se dovessi innaffiare un giardino anziché dover innaffiare, che ne so, una villa comunale, e come se dovessi illuminare il mio appartamento anziché illuminare uno stadio. A uno stadio ci si va per fare le partite. In uno stadio ci si va perché tutti vogliono vedere il calcio. E allora, signori cari, se il calcio è una cosa così importante al fine sociale, e se adesso in tempi di Covid, dove anche a Roma già siamo tornati in mezzo al casino, e dove comunque in Lombardia il casino non è mai finito, e dove quando sbagli paghi, va bene, al tempo del Covid dobbiamo tornare a giocare a calcio. Allora fatemi capire, ma se è una cosa così importante, addirittura più importante della vita, più importante del benessere, più importante della salute di alcuni ragazzi, allora sarà anche importante che quell'acqua che si usa per innaffiare quel prato non possa e non debba essere pagata come l'acqua di un appartamento. I soldi, anche se ce l'hai, vanno usati per cose buone. Vanno usate per cose vere. Sapete quanti posti di lavoro ci vengono con quello che io spendo oggi per l'acqua e per la luce? Ve lo dico io. Se il comune intesta a se stesso la bolletta della luce e dell'acqua e quindi va a pagare una ventina di mila euro, 30.000 euro l'anno, credo che mi avanzino circa 6-7 posti di lavoro da 30.000 euro costo azienda, perché comunque questo è quello che costa oggi innaffiare e illuminare questo stadio. Allora, quando io dico che vado a giocare a Perugia, saranno contenti i perugini di vedere tanti ternani allo stadio, e comunque la squadra della Ternana, quanto pensate che mi costi lo stadio del Perugia per andare a giocare? 5.000 euro, 10.000 euro, quanto mi costa? 4 spicci, signori. All'Olimpico ci vado a giocare con 15.000 euro ogni partita. Quindi smettiamo evidentemente di giocare a chi è più scemo e cominciamo a fare veramente ciò che serve per Terni, perché se non facciamo realmente ciò che serve per Terni vuol dire che stiamo perdendo tempo. Vabbè, non volevo parlare di questo, ma siccome mi stanno scrivendo in tanti, siccome mi stanno dicendo in tanti la stessa cosa, parliamo almeno di sociale e parliamo di cose buone. E poi, l'avete creato quel posto di lavoro che abbiamo detto? Io sto lavorando per poterlo fare e alla fine lo farò. E lo farò sul serio. Ah, un'altra cosa, per tutte quelle persone che c'è una marea di gente che ancora vuole insegnarmi. Signori, io ho 60 anni, ma voi, ma che mi volete insegnare ancora? Ma veramente qualcuno vuole ancora insegnare qualcosa? Ci vuole uno che abbia 120 anni e che sia molto intelligente. Buona serata.